Chi segue il mio canale probabilmente avrà notato che ho cominciato una lettura un po' impegnativa. Riferisco alla lettura dei Miserabili di Victor Hugo. È un libro di per sé molto impegnativo e complesso perché, insomma, sono 1500 pagine, sono circa, penso, una sessantina di ore a lettura ultimata. Cosa che, insomma, richiede un problema, insomma, di impegno, di durata, di tenuta, di continuità. Io spero di farcela, come sono riuscito a farcela poi quella volta quando mi sono messo a leggere I fratelli Karamazov di Dostoevskij. A proposito di Dostoevskij, I Miserabili, tra l'altro, sono usciti nel 1862 in contemporanea con un'altra opera fondamentale di Dostoevskij, e mi riferisco a Delitto e Castigo, che trovate comunque integrale in questo canale, e sono usciti anche in contemporanea con un'ulteriore opera chiave della letteratura dell'Ottocento e forse della letteratura mondiale di tutti i tempi, cioè Guerra e Pace di Tolstoi. Per cui questi tre grandi romanzi sono usciti nello stesso anno, 1862. Perché I Miserabili? Perché io conservo un amore particolare per questo libro, tanto perché ha segnato la mia giovinezza, adolescenza, insomma, quando è uscito lo sceneggiato in televisione, allora c'era un solo canale, io l'ho visto, nel 64 mi pare. Ed era interpretato, la parte di Cosetta era interpretata da Loretta Goggi, che più o meno, insomma, è una mia coetanea, insomma, un anno meno di me, quindi insomma era a parte, però insomma l'età era quella. E poi l'interpretazione stupenda che ne ha fatta allora Gastone Moschin, insomma, mi ha molto coinvolto. A quell'età poi ci si lascia anche particolarmente emozionare da vicende di questo tipo. Poi erano anche anni in cui la televisione funzionava in particolare, perché era accanto al cinema, che però è una cosa più rara, insomma, più difficile da vedere, ed era un momento in cui, insomma, anche un momento della vita in cui determinate vicende ci segnavano emotivamente, insomma, era più facile coinvolgersi. E poi Miserabili, ovviamente, è un romanzo che è particolarmente coinvolgente, proprio per le avventure. Allora si coglievano soprattutto le avventure, diciamo così, la parte della trama del romanzo senza le digressioni, insomma, che ovviamente erano soltanto accennate quando c'erano nel romanzo, nello sceneggiato. Allora mi ha segnato, diciamo così, è stata uno dei libri che mi sono portati dietro. L'ho ripreso e l'ho letto integralmente un po' più di 20 anni fa. L'ho letto in un momento particolare poi della mia vita in cui ero per vicende, insomma, in malattia, ero allettato, e quindi l'ho letto stando a letto e mi ha fatto anche molta, molta compagnia, insomma, mi ha aiutato a passare dei giorni difficili della mia vita. In questa fase mi sono poi invece appassionato molto anche delle digressioni che fa. Sono stato molto colpito, per esempio, dalla descrizione che Hugo fa della taglia di Waterloo, insomma, ma anche poi dei moti di Parigi, di Gavroche. Insomma, tutta una serie di cose che andavano anche oltre la stessa trama, e poi il linguaggio, le espressioni, insomma, come usa il linguaggio che diventa poesia, insomma, no? Per descrivere determinati momenti. E poi il modo che ha Hugo di strutturare, di raccontare, no? Di sospendere un certo momento la trama, poi di lasciarla, di riprenderla, poi di calcare invece momenti drammatici, di come porta avanti i dialoghi. Insomma, è una cosa che mi ha mosso, insomma, che mi ha preso, per cui mi restava nel cuore di
di farne una lettura, insomma. È anche chiaro che la lettura che vi propongo, letto il primo libro, sono cinque i libri, insomma, il primo libro è completo e il secondo libro è a metà, anche se non l'ho postato. Il secondo libro porta il nome di Cosette, mentre il primo quello di Fantine. È chiaro che questa lettura poi risente, come dire, della mia emotività, del mio modo di sentire questo libro. Si può leggere in tanti modi, ecco. La scelta di come leggerlo evidentemente è legata a quello che si prova rispetto a questa storia, rispetto ai temi che vengono affrontati, a come sono affrontati, e sono tanti. Ho provato a darvi una sintesi con un breve video che si intitola Perché leggere i miserabili, insomma, c'è un po' descritto qualcosa, insomma, qualcosa sui principali personaggi e qualcosina su Hugo, evidentemente poco perché ci sarebbe tanto da dire. Una cosa invece interessante potrebbe essere quella di discutere con voi su singoli temi che il romanzo affronta. Vi garantisco che ne affronta tanti in tanti momenti diversi. Questo magari in un secondo tempo, quando magari si possiede il romanzo nella sua interezza. Quindi una mia scelta di come impostare la lettura, che magari sarà molto diversa da come altri la potrebbero leggere o da come altri potrebbero sentire questo romanzo. Mi chiedevo, cosa deve essere stato, insomma, per Hugo mettere in piedi un romanzo di questo tipo, gestirlo? Vabbè, che lui c'è stato anche tanti anni, ci ha lavorato sopra, mi pare, almeno una quindicina d'anni, però cosa deve essere? Uno, per approfondire tutte le vicende, allora, quando non c'è la Wikipedia, insomma, sono descritte in questo libro. Poi per tenere insieme tutto il materiale, per far interagire questa massa di personaggi, per caratterizzarli così bene, poi no, per derivarne le azioni da come erano stati caratterizzati prima questi personaggi, no? Ogni personaggio in realtà contiene l'aspetto della personalità umana, insomma, è molto ben costruito, molto ben caratterizzato, insomma, deve essere stato anche semplicemente rileggere, pensiamo adesso, insomma, no, abituati come si è a scrivere con il computer, poi con il correttore, a rivedere, a riandare sulle pagine. Cosa deve essere stato allora? Tenere in piedi una mole con la carta e la penna, insomma, di allora, tenere in piedi una mole materiale di questo genere. Ma quanta deve essere stata la bravura, la capacità, che testa deve aver avuto chi è riuscito a fare delle opere di questo tipo, pensando a lui, penso anche a Dostoevskij, ovviamente a Tolstoj, insomma, a tutta questa gente che è riuscita a costruire queste cose gigantesche con i mezzi di allora, insomma, no? Che noi forse, abituati come siamo adesso, facciamo fatica a immaginare. Però insomma erano bravi, erano bravi. Adesso cosa siamo diventati, no? Quando sono tanti si improvvisano scrittori, no? E la riflessione che mi veniva da fare è quella di leggere, si può diventare dei buoni lettori senza aver passato prima in rassegna questi capolavori, insomma, no? Senza, come dire, aver attraversato questi percorsi, no? Per poi capire quello che viene prodotto adesso. Oppure tende, insomma, a limitarsi a quello che esce adesso, insomma, dall'editoria. Io penso che per potersi muovere in campo letterario non si può prescindere da questi grandi classici, insomma, non si può non aver letto certe cose, insomma. Se vogliamo anche poter entrare, poter capire perché un libro è bello, perché un libro vale o perché invece un libro non vale. Poi invece ci troviamo immersi in una situazione in cui
mercato viene invaso da cose che di letterario hanno ben poco, insomma, cose di consumo, per chi consuma i libri o per chi cerca la storiella, cerca la novella, indipendentemente dalla qualità della scrittura, dalla visione che può esserci, insomma, in quel libro. Da qui, insomma, no, mi viene da pensare, adesso stia cambiando, stia cambiando nella direzione che ci impone il mercato, insomma, no? E il mercato ci impone una direzione particolare, insomma, no? Che è quella che vediamo con il formarsi di quelli che si chiamano gli aggregatori di contenuti. Aggregatori di contenuti, che vuol dire che quello che viene prodotto, i contenuti, chi fa le cose, insomma, no? Diciamo il musicista che scrive una musica, lo scrittore che scrive un libro, ma anche chi produce determinati beni, no? Non solo culturali, sono anche quelle cose, quei beni che possono essere commercializzati e venduti, quali viene riconosciuto, o veniva riconosciuto un diritto d'autore, insomma, no? Cioè una remunerazione per quello che faceva. Adesso il prendere piede sempre di più attraverso la rete, soprattutto questi aggregatori di contenuti che si chiamano Amazon, che sono i vari social, che sono le varie piattaforme che distribuiscono, cioè che immagazzinano, che sono YouTube, piattaforme in cui queste cose vengono, quello che viene prodotto viene immesso gratuitamente, oppure compartecipando in maniera molto minima di entrate che derivano dalla pubblicità essenzialmente, no? E questi aggregatori di contenuti, in realtà, dice anche Federico Lampini nel suo libro Rete Padrona, arricchire in maniera sempre spropositata, diciamo così, di questi aggregatori di contenuti, produttori di contenuti, in realtà impoveriscono sempre di più, sono sempre più, diciamo, espropriati da quello che fanno, dal loro prodotto, sono costretti in qualche modo a mettere quello che fanno in queste, chiamiamole, piattaforme, a compartecipare in misura minima rispetto a quello che invece guadagnano coloro che gestiscono queste piattaforme. Pensiamo per esempio ai contest, no? Dove gratuitamente, sto pensando ai designer per esempio, no? Partecipano a questi concorsi per fare un logo, per fare, che so io, una copertina, qualcosa, e in cui viene messo un premio di 200-300 euro per chi vince. E tutti gli altri hanno lavorato per niente, e il materiale comunque che è arrivato e che non ha vinto, poi rimane comunque, le idee vengono gestite da chi ha in mano, da chi possiede questo materiale, mandato per partecipare al concorso. E spesso anche questa gente, no, che lavora su queste cose qua, è costretta a rubarsi le idee a vicenda, cerca di il tutto per, come dire, su un ambito internazionale, a livello di concorsi, per arrivare a vincere poi alla fine di tutto il lavoro quei pochi euro, insomma, sempre che riesca a vincere in un contesto che è sempre più grande che è il mondo, insomma, no? E tutto ormai si svolge nel contesto mondiale, insomma, quindi con una difficoltà sempre maggiore da affrontare per poter avere un riconoscimento anche modesto del lavoro che si è fatto. Quindi sempre più, come dice anche Rampini, insomma, no, sempre di più chi produce i contenuti è ridotto al ruolo di servo della gleba, e sempre più invece chi gestisce questi contenuti arricchisce in maniera favolosa. Quindi, insomma, poi questa ricchezza diventa denaro che si investe a comprare tutto quello che c'è di importante nella finanza mondiale, no?
Come questo sta rivoluzionando il mondo, no? Anche questo sta trasformando completamente poi non solo il lavoro di chi produce contenuti, ma anche il lavoro di chi lavora, no? All'inizio i piccoli negozi sono stati soppiantati dai supermercati, dalle catene, varie catene, dagli elettrodomestici al Brico, a queste cose qua, che all'inizio facevano prezzi più bassi e poi nel momento in cui hanno conquistato i monopoli dove agiscono, anche loro hanno poi aumentato i prezzi, insomma, no? Dopo che hanno fatto fallire tutti i piccoli negozi. E adesso la stessa cosa si sta producendo nei confronti di queste catene ad opera, per esempio, di Amazon, no? Che sta impadronendosi un po' ormai della vendita a domicilio di tutta una serie di beni e quindi espropriando anche i magazzini di molto materiale vendita, no? Quindi c'è una rincorsa, no? Sempre di più. E questo ovviamente lo vediamo anche nell'editoria, no? Nell'editoria con il comparire sempre da parte di Amazon, per esempio, di questi magazzini che si chiamano Audible, per esempio, che si chiamano Storytel, che mettono a disposizione di chi poi si fa l'abbonamento quantità enormi di titoli. No, si paga una quota mensile e si ha diritto a ascoltare, nel caso degli audiolibri, gli audiolibri che si vuole ascoltare, ma ovviamente più di tanto non si riesce ad ascoltare, per cui veramente è impossibile ascoltare tutto quello che si potrebbe ascoltare, che il tempo non c'è, insomma. Il sistema sta rivoluzionando tutto quanto. No, certe cose che osservo è come tutto stia passando poi, no? Su audio, anche autori, insomma, di audiolibri, editori di audiolibri, arrivano in vendita, che continuano magari a mettere in vendita il loro audiolibro sul loro store, ma di fatto poi, insomma, è interessante andarsi a scaricare e comprare un audiolibro quando poi facendo l'abbonamento si trova tutto quello che si vuole, no? Su queste piattaforme. Quindi anche loro sono costretti poi ad andare a postare su queste piattaforme. Cosa succede? Succede che in queste piattaforme poi si concentra di tutto. Allora si concentra il buono, il cattivo, insomma, entrano tutti. Allora poi si scatenano altri meccanismi, che in queste piattaforme dove ci sono di migliaia di libri, bisogna, o di audiolibri per esempio, bisogna in qualche modo che qualcuno riesca a vedere quell'audiolibro, no? Quindi ci saranno anche lì quei meccanismi che cercheranno di rendere visibili determinati libri e magari meno visibili altri. E ovviamente dietro a questo c'è un business, no? E quindi cominciano a crearsi altre nicchie di lavoro, che sono quelle del business che fa sì che determinate cose risultino visibili, che le ricerche arrivino dove si vuole farle arrivare, a scapito di altre che ovviamente risulteranno meno visibili in questo contesto. Escono altri business in questo. Cosa diventa interessante quando si creano queste cose? Con queste trasformazioni del mercato siete voi, per esempio, voi che scrivete libri. Scrivete libri, diventate una merce. Ed è la cosa che cerco di osservare, insomma, in questo momento, no? Corsi di scrittura creativa, insomma, ci sono molte iniziative che cercano di fare in modo di interessare la gente non soltanto a leggere, anche per esempio a scrivere. No, quindi sono molti scrittori che magari un tempo non avrebbero scritto perché non sarebbero mai stati come Victor Hugo, ma adesso scrivere, insomma, produrre un libro è molto più semplice, insomma, le qualità richieste sono molto, molto minori. Si può scrivere anche conoscendo male l'italiano, insomma, no? Importante che voi scriviate, ma vediamo qualche nozione, qualcuno vi darà delle nozioni su come
come si scrive una storia, no? Uno storytelling, insomma, fare una storia. Poi ci sono scuole più importanti, ce ne sono scuole meno importanti. Diciamo che delle iniziative di questo tipo sorgono in ogni realtà, in ogni cittadina, insomma, in ogni paese quasi, no? E invogliarvi a scrivere. Una volta che avete scritto, bisogna che questo libro arrivi da qualche parte, quello che voi avete scritto, no? Ci sono gli editori che hanno un loro modo di procedere, che insomma, alcuni fanno una selezione, eccetera. Altri invece sono più editori a pagamento, insomma, no? E poi ci sono tutte le altre, diciamo, iniziative che fanno in modo che chi ha libro e voglia di pubblicarlo possa farlo attraverso la rete. Allora c'è il self-publishing, no? Cosa si vede? No, si vede che per scrivere e pubblicare un libro ci vuole intanto la piattaforma dove pubblicarlo, anche se lo pubblichi per esempio soltanto in ebook, oppure ci vuole la piattaforma che puoi pubblicare in ebook e dove questo libro, una volta scelto, può essere anche stampato in cartaceo. Man mano che se ne vende una copia, si stampa in cartaceo quella copia. Per fare questo, di una serie di professionalità, no? Intanto c'è bisogno di qualcuno che corregga le bozze, c'è bisogno di un editor, c'è bisogno di qualcuno che curi l'impaginazione, c'è bisogno di qualcuno che curi la grafica, c'è bisogno di qualcuno che faccia la copertina di questo libro. Poi magari ti viene voglia di un audiolibro. Allora stanno nascendo, per esempio, narratori, magari è andato male il lavoro dopo che hanno studiato per fare l'attore, eccetera, insomma, non hanno fa potuto fare l'attore come volevano o fare il doppiatore come volevano, anche qui una nicchia dove inserirsi, no? Però di qualcuno che l'ha scritto, e ovviamente non in maniera gratuita, insomma, da farne un audiolibro. E poi questo audiolibro, dove andrà a finire? Molto probabilmente su Audible o su Storytel. Sì, Audible e Storytel guadagnerà, ovviamente guadagneranno queste piattaforme, le quali avranno anche loro un loro store, che magari non vedrà nessuno, pochissimi venderanno in questo senso. Però voi sarete spesso lusingati, insomma, lusingati di poter vendere questo libro. Poi c'è anche YouTube, no? E allora ci saranno dei narratori, per esempio, che leggeranno alcune pagine del vostro libro in modo tale da farne un trailer, insomma, poi da essere rimandato poi nel sito in modo tale da poter comprare quel libro. E qualcosa mi sfugge perché ci sono tanti altri passaggi, insomma, sono tante altre nicchie che si scoprono in questo meccanismo, ma sta di fatto che il prodotto che si vende, cioè chi poi alla fine paga nell'illusione di aver fatto qualcosa di importante, cioè scrivere un libro, insomma, poter dire ho scritto un libro, e magari nell'illusione di vendere poi questo libro, di essere considerato uno scrittore, è una bella parola, insomma, importante, così, no? Alla fine siete voi. Cioè, siete voi che intanto subite tutta una serie di cose, perché queste cose hanno un costo. Intanto pagate tutte queste cose. Nel momento in cui scegliete il self-publishing, insomma, vi si presenta un contratto e vi si presenta un conto da pagare a seconda anche delle opzioni che voi desiderate. Se non passate attraverso l'editor queste cose qua, magari vi illudete di fare da soli, poi vi accorgete di aver fatto una cosa, se non siete particolarmente abili, se non avete esperienza, accorgerete che il libro, diciamo così, sarà pieno di strafalcioni, insomma, no? Sarà una cosa illeggibile, quindi rischiate di fare anche a brutta figura. E alla fine, perché in realtà, insomma, è difficile essere come Victor Hugo, insomma, poter gestire un materiale complesso come un libro, insomma, no? Il libro, diciamo, il libro, il romanzo, poi, insomma, è un materiale complesso. Magari sembra un materiale più semplice, ma scrivere un buon racconto, c'è chi dice che è più difficile che scrivere un buon libro, perché il racconto deve essere anche
molto denso, molto sintetico, molto, come dire, molto pregno. E quindi ha bisogno di un'abilità di costruzione ancora più grande. Succede che si dà l'illusione a tutti di poter essere qualcosa, no? Di poter essere magari scoperti, poter essere chiamati, poter avere un futuro, un avvenire. Ma intanto si paga, intanto si è un servo della gleba, si fanno delle cose, spesso queste cose non interessano a nessuno. Quando interessano, è molto difficile che arrivino a un punto tale da produrre per chi le fate un guadagno. E allora sono molto pochi quelli che alla fine riusciranno a vivere o a guadagnare dai contenuti che hanno prodotti. Sono invece molto tanti coloro che pagano tutta una serie di figure che vanno in qualche modo creandosi, sistemandosi, trovando delle nicchie, perché insomma c'è anche bisogno di trovare delle nicchie dove si trova il lavoro, quando le attività produttive vere e proprie meno, falliscono, no? Quando mettere su bottega come si faceva una volta, insomma non è più possibile, no? Perché ci sono questi giganti. Ma le offerte di lavoro sono poi così poche, poi così aleatorie, insomma, no? Beh, no, anche questo diventa come un gioco, insomma, no. Cerchiamo la fortuna, magari, non so, magari ci va bene, magari abbiamo scritto qualcosa di buono, ma spesso verifichiamo poi, no, che la rete che promette visibilità, che promette queste cose qua, che promette di essere conosciuti, di essere chiamati, mette chissà cosa di contatti, insomma, di un mondo così, non c'è quello che ci aspettiamo, insomma, no? La gran parte rimane nell'ombra, la gran parte ci prova e magari per provarci paga, spende, solo per altri, hanno anche loro di sopravvivere, insomma, no? In questo mondo. Sicuramente arricchisce, gestisce queste grandi piattaforme che poi maneggiano tutta la pubblicità mondiale, insomma, che si spartiscono una fetta enorme del lavoro creativo da chi crea poi le opere, insomma, le cose. Riflettevo, rispetto alla comparsa di questi giganti, Amazon, che parte anche lui dal campo dell'editoria per poi estendersi in tutti i settori merceologici, Storytel, Audible, che poi fa parte di Amazon, YouTube, che so io, insomma, tutte le altre piattaforme che utilizzano e che commercializzano contenuti. Ci sarebbe un'alternativa percorribile, tenendo conto che la rete dovrebbe essere un bene comune. L'alternativa percorribile, per conto mio, la sola alternativa percorribile, mi sono fatto questa idea, può essere la gratuità. Però questa gratuità dovrebbe essere, per usare un termine, responsabile. Mi riferisco agli ingressi responsabili che si fanno quando si va, per esempio, in certe manifestazioni o a certi spettacoli. In che senso? Vorrei spiegarlo con un esempio. Tenete conto che è soltanto una mia impressione, contestatemi pure, insomma, no, no, non pretendo di avere una verità. Ho presente una radio dove per un paio d'anni ci sono stato, insomma, come conduttore, che è Radio Cooperativa, che è una realtà che c'è a Padova da oltre 30 anni, insomma, trasmette in tutto il Veneto, che è una radio che ha una grossa componente sociale, cioè è una radio che riesce ad aggregare una fetta della popolazione abbastanza rilevante, soprattutto riesce ad aggregare la popolazione degli ultimi, diciamo così, soprattutto di persone anziane, molte persone sole, molte persone anche malate. Ma oltre a questo riesce ad essere anche come dire, una radio che informa, che fa cultura. E nell'ambito di questa radio ci sono tante trasmissioni, insomma, no? Tante trasmissioni anche interessanti, di buon livello. Cosa caratterizza questa radio? Intanto
il fatto che non ha pubblicità. Negli oltre 30 anni di esistenza di questa radio non ha mai raccolto pubblicità, non ha mai mandato pubblicità. L'unica cosa che pubblicizza è se stessa. E quindi si è tolta, diciamo così, dal fatto di dipendere si è tolta dall'imbarazzo di dipendere da qualcosa che potrebbe magari condizionarne i contenuti, condizionarne il modo di essere, insomma, portarla a una responsabilità diversa. Nel momento però in cui non fa pubblicità, ha bisogno di trovare dei soldi. Stabiliamo che comunque chi ci lavora in questa radio ci lavora a titolo assolutamente gratuito, insomma, non solo gratuito, ma anche, diciamo, i conduttori, coloro che fanno le cose per la radio, oltre ad arrangiarsi in tutto, insomma, se vogliono bere un bicchiere d'acqua finché trasmettono, se lo pagano, un bicchiere d'acqua minerale, dico. E anche loro spesso contribuiscono a finanziare questa radio, perché questa radio, pur essendo, diciamo, gratuita, nonostante che chi ci opera, chi i conduttori, insomma, chi è nel comitato di redazione, chi è così, lavori assolutamente gratuitamente, questa radio ha dei costi, no? E questi costi, mi pare, sono calcolati tenendo conto dei ripetitori, degli impianti, di queste cose qua. Insomma, questa radio deve sopportarsi qualcosa come 80.000 euro all'anno di spese, che non sono legate a chi fa la radio, sono delle spese oggettive che la radio ha per poter trasmettere. E quindi questa radio deve fare pubblicità a se stessa, perché deve chiedere a chi l'ascolta e chi l'ascolta la possibilità di entrare direttamente in radio attraverso il telefono, cioè questa radio dà la possibilità di un accesso senza filtri, agli ascoltatori. Quindi ogni ascoltatore può dire la sua attraverso la radio. C'è una trasmissione, per esempio la lettura dei giornali al mattino, in cui ognuno ha uno spazio di 2 minuti per poter dire la sua in radio. Ma poi anche durante tutte le trasmissioni, tutto il giorno, gli ascoltatori sono invitati a chiamare, a telefonare e a colloquiare con la radio. Non c'è filtro, cioè non è che poi tu devi lasciare i dati e poi venire richiamato, devi soltanto dire il tuo nome, da dove chiami. Si può entrare in comunicazione con la radio, e questa radio poi, tra l'altro, organizza anche delle cene, cioè organizza, anzi, dei pranzi, insomma, dei pranzi dove la gente si conosce, chi conduce, chi ascolta, si conosce. Gli ascoltatori si conoscono tra di loro, e poi, insomma, organizza delle trasmissioni in cui questi ascoltatori che si sono conosciuti in questi pranzi, in questi luoghi, anche se non hanno niente da dire, telefonano e magari si salutano, no? Si salutano, si dedicano a un brano musicale e così via. Ma in questo modo la gente si sente meno sola. Soprattutto passa un'idea, e l'idea è quella che la radio è un bene comune. Cioè, la radio serve a molte persone, serve a sentirsi meno sole, serve ad avere qualcuno a cui riferirsi, qualcuno con cui parlare, quando altrimenti sarebbero isolate, no? Altre persone più colte magari possono anche esprimere le loro idee e diffondere attraverso uno spazio che altrimenti non avrebbero. L'idea è che questa radio è un bene comune che bisogna preservare, e che tutti coloro che ascoltano, come anche i conduttori, che spesso si ricambiano, ce ne sono tanti, insomma, è uno spazio che la radio offre anche alle associazioni, a coloro che vogliono dire e parlare di varie cose, questo strumento, la radio, è un bene comune. Ed essendo un bene comune, ognuno è responsabile del fatto che questo bene comune continui ad esistere. E per poter esistere ha bisogno di autofinanziarsi. Quindi è gratuito, ma ci sono delle spese che vanno coperte. Nessuno guadagna niente. Anche chi va a leggere i giornali se li compra.
Però ci sono questi 80.000 euro all'anno da pagare che vanno pagati. E quindi c'è una responsabilizzazione, quindi tutta la pubblicità che la radio fa è una pubblicità autoreferenziale, insomma, no? Contribuite a finanziare la radio. Questi soldi vanno pagati, se non si pagano questi soldi la radio chiude. Poco da fare, no? Ecco allora che al di là della gratuità, ci sono comunque delle spese, cioè non basta, diciamo, creare contenuti gratuitamente, non basta ascoltare contenuti gratuitamente. Ci sono comunque, c'è un livello comunque di spesa che va coperto. E chi ascolta quindi questa radio diventa parte della radio, parte di una comunità più grande. E quindi è responsabilizzato, si sente responsabilizzato a finanziare questa radio. Quindi questa radio non deve niente a qualcosa che è esterno alla radio, ha delle spese che sono le spese di manutenzione dei ripetitori, le tasse che deve pagare, insomma, quelle cose che sono i microfoni che deve comprare, la manutenzione del mixer, che sono, insomma, tutte quelle cose non, di cui non può fare a meno una radio, insomma, la SIAE, che so io, insomma. Però, come dire, queste cose devono essere finanziate da chi ascolta, insomma. Quindi, chi ascolta, ascolta sì gratuitamente, ma è anche responsabile di mantenere in vita una cosa che per lui diventa importante. Questo però la slega, cioè la fa essere un organismo indipendente da un sistema di mercato più grande che la divorerebbe, no? Beh, si toglie dal meccanismo della pubblicità. Ecco, allora, vi ho parlato di questo per darvi l'idea, per farvi un esempio di come si potrebbe ovviare a queste cose, insomma, secondo me. Cioè, il modo per ovviare, per creare un limite alle grandi piattaforme, ai grandi aggregatori di contenuti che fanno un'opera di spoliazione, che impoveriscono chi i contenuti li fanno e che si arricchiscono a dismisura sulle spalle, come dice Rampini, dei servi della gleba, sarebbe quella di creare delle comunità più piccole, in cui sentirsi più gruppo, più aggregati, e in cui contribuire in una quantità minima, ma contribuire alla vita di questa comunità, in cui possiamo avere dei contenuti che paghiamo molto meno di quanto li pagheremmo in qualsiasi altro modo, ma attraverso un piccolo contributo ci dovrebbe essere la possibilità di mantenere in piedi delle cose che ci interessano. Quindi, insomma, dovremmo poter scegliere anche nel web delle piccole comunità e crearsi, insomma, delle piattaforme dove poter esistere, che siano il più possibile gratuite, insomma, oppure che abbiano un costo, ma che sia pagata dalla comunità attraverso dei contributi minimi, dalla comunità che si aggrega intorno a quel determinato tipo di offerta, insomma, di contenuto. Non so se sono stato chiaro, insomma, però rispetto a chi dice no, io, come dire, no, non voglio nessun contributo, no? Io punto a ricavare tutto, cioè a sostenermi con quello che guadagno da YouTube. Beh, io a questo non ci credo, perché da YouTube è molto difficile per chi fa cultura veramente ricavare di che sostenere le spese. YouTube da questo punto di vista ha una funzione diversa. Ha la funzione di farti conoscere nel momento in cui tu ti proponi sul mercato, e quindi se ti va bene magari qualcuno ti chiama, fai qualcosa e quindi lavori per un'azienda più grande, insomma. È uno strumento per poter, ma per chi produce contenuti, insomma, che spesso sono contenuti di nicchia, insomma, è molto difficile avere da YouTube
rientro dal punto di vista di avere un minimo riconoscimento di quello che si fa. Mentre il discorso che io sento, insomma, non vale solo per me, insomma, vale per tutti quelli che fanno delle cose creative, insomma, no? In cui propongono delle cose che siano interessanti, soprattutto dal punto di vista culturale. La cosa che potrebbe essere interessante, insomma, nel momento in cui si crea un gruppo, nel momento in cui quello che fai interessa a una certa quantità di persone, insomma, nel momento in cui si è creata una determinata nicchia per un determinato prodotto, e questo prodotto, insomma, ha un minimo di qualità, per cui diventa interessante, insomma, è che questa comunità partecipi con una spesa minima, cioè io insisto sempre a dire l'euro al mese, non so, 1 euro al mese, 1 euro ogni 6 mesi, 1 euro ogni 3 mesi, che so io, cioè una cosa, una spesa di cui non ci si accorga, ma una spesa che serva a mantenere questa cosa. In realtà vedo che anche quello che poi fanno, che stanno facendo, poi tutti coloro che fanno, che anche nella rete producono e mettono gratuitamente a disposizione dei beni. Mi riferisco per esempio, non so, quando Petrucci, non so, per quello che riguarda le partiture musicali, no? Anche lì tu ti puoi scaricare gratuitamente la partitura, è un bene enorme, le partiture costano, no? Hai la possibilità di averla subito, e di potertela stampare, e di averla subito, eccetera, no? Ti chiede 2 euro, insomma, no? È giusto, sarebbe giusto entrare in questa mentalità, insomma, no? 2 euro di offerta, puoi anche non darli. La stessa cosa fa Liber Liber, no? Ti chiede 2 euro. Molti anche fanno così, insomma, no? Si può anche non darli questi 2 euro, ma dovrebbe diventare, se vogliamo, contrapporsi all'arricchimento smisurato degli aggregatori di contenuti e all'impoverimento progressivo dei creatori di contenuti, secondo me dovremmo entrare in una mentalità per cui quando andiamo anche in rete i contenuti ci interessano, sappiamo che li possiamo avere gratuitamente, ma ci dovremmo sentire responsabili, come dire, di offrire un contributo minimo per quel contenuto. E dovrebbe essere quindi da questo punto di vista una catena, insomma, no? Nel senso che se io cerco per esempio delle immagini per i miei video e trovo un sito che mi dà queste immagini anche gratuitamente, però insomma se io gli do 1 euro a quel sito e come me gli dà 1 euro anche altri, probabilmente quel sito poi ha 1 euro da spendere per poter comprare un altro contenuto. Dovrebbe essere una cosa che poi gira, dovrebbe essere una cosa che entra nella mentalità comune. Quando qualcosa ci piace e possiamo averla gratuitamente, ecco, bisognerebbe poter cambiare mentalità, insomma. Sapere che quella cosa che magari una volta pagavamo 100, adesso possiamo averla per niente, però potremmo continuare ad averla se riusciamo a darci uno. Se invece vogliamo averla sempre gratuitamente, verrà un momento in cui molte cose salteranno e continueranno a vivere soltanto questi aggregatori di contenuti che però non saranno gratuiti, saranno tali e ci chiederanno comunque un abbonamento mensile e noi pagheremo i nostri 10 euro al mese e continueremo a pagarli anche quando in realtà non prenderemo niente, cioè tutti i mesi li pagheremo, magari ci saranno dei mesi in cui non ascolteremo un audiolibro in quella oppure non vedremo un film in quell'altro aggregatore di contenuti, insomma, no? Continueremo però a pagare e continueremo a pagare invece queste cose anonime, no? In cui non siamo guidati, in cui non creiamo un rapporto
come dire, di amicizia, un rapporto umano con chi sta dall'altra parte, insomma, no? È come quando andiamo nello scaffale del supermercato, prendiamo quello che ci colpisce di più, quello che l'etichetta ci fa sembrare più attraente, ecco. Però senza nessun rapporto umano, senza nessun consiglio, senza nessuna guida, senza nessun... Insomma, rete, dove ci porterà la rete, no? Chiede anche il libro di Baricco, The Game, è una realtà ormai inevitabile, è questo, c'è poco da fare, però migliorerà effettivamente la nostra vita, ci dà tantissimi vantaggi, ma ci dà solo vantaggi, migliorerà effettivamente la nostra vita, oppure ci esproprierà sempre di più di determinate cose per passarle anche lì in monopoli sempre più grandi. E all'interno della rete noi siamo sempre più la merce che si vende. Saremo sempre noi la merce. C'è un modo per sottrarsi a questa logica della rete? Beh, io ho fatto l'esempio di Radio Cooperativa, insomma, no? Perché comunque è una realtà che continua a vivere, nonostante tutto, nonostante tutte le difficoltà, perché ha difficoltà, e dall'età in cui ancora la rete o i media o Facebook o i social non c'erano, insomma, no? E continua a vivere con la sua strategia. Però continua a vivere perché riesce a raccogliere i contributi degli ascoltatori che si sentono responsabili e che vivono la realtà di questa comunità. E con questo vi saluto, arrivederci.